Beh, innanzitutto ci rivolgiamo all'aspetto, diciamo così, dei tributi comunali del guardalisci. Noi abbiamo monitorato circa 2.000 famiglie mononucleari, cioè composte appunto da un solo soggetto, e intendiamo, come abbiamo già fatto peraltro, incrociarle con i dati dei consumi elettrici per capire effettivamente se all'interno di quell'abitazione c'è vita, nel senso se quell'abitazione è effettivamente occupata dal componente che risulta in anagrafe. Sono emersi dei dati abbastanza interessanti perché ci sono in alcuni casi abbiamo visto appunto che ci sono delle famiglie che hanno dei consumi bassissimi. Questo ci induce a pensare che sostanzialmente quella famiglia composta peraltro da un componente solo, non abiti appunto nella casa che è prima casa. Questo porta naturalmente a considerare, a ipotizzare che lì vi possa essere una evasione da un punto di vista contributivo ai fini ISCI, perché appunto è una prima casa che però di fatto non viene abitata, quindi c'è da domandarsi dove effettivamente questo soggetto abita. Dovremo ulteriormente approfondire la cosa, ma noi stiamo andando approfondendo appunto questa direzione per capire appunto come poi dovremo muoverci in questo senso. No, l'assessorato all'equità è semplicemente una funzione che il Comune intende sviluppare rispetto alle funzioni che ha avuto sempre il Comune da un punto di vista istituzionale per andare a reprimere, limitare o contrastare quantomeno quei fenomeni che portano a sottrazione di gettito fiscale e che di fatto danneggiano l'intera collettività. Siamo convinti che questa è la direzione giusta, perché di fatto dobbiamo andare in qualche modo a limitare quel fenomeno che sta prendendo campo e che peraltro è endemico nel nostro paese, del fatto che chi paga meno è più furbo di qualcuno altro. Insomma.